Proseguiamo ancora. Ah, è ritornata. Wow. Ogni volta una sorpresa. Ciao Ilenia. Allora, dici un attimino quanti anni hai, da dove vieni? Finalista nazionale, ovviamente. Dimmi. Mi chiamo Ilenia D'Alessandro, ho 17 anni e vengo da Mondragone. Ah, quindi giochi in casa? Facciamo un applauso, viene da qui proprio, eh. Allora, sei pronta? Allora, ti ascoltiamo? Ilenia D'Alessandro! Mamma, sono uscita con amici, siamo andati ad una festa e mi sono ricordata quello che dolcemente mi avevi chiesto, di non bere alcolici, visto che dopo dovevo guidare. Così ho bevuto una Sprite. Mi sono sentita orgogliosa di me stessa per aver ascoltato il modo in cui dolcemente mi hai chiesto di non bere, al contrario di quello che mi chiedono alcuni amici. Quando la festa è finita, la gente ha cominciato a dirigersi verso la propria auto, senza essere in grado di farlo. Io mi sono diretta verso la mia macchina, con la consapevolezza di essere sobria. Mamma, non potevo nemmeno immaginare cosa stava per accadere. Qualcosa di inaspettato. Qualcosa di inimmaginabile. Beh, ora sono qui, sdraiata sull'asfalto, col sangue sparso ovunque. Posso sentire un poliziotto che dice che il ragazzo che era alla guida dell'altra auto era ubriaco. La sua voce si fa sempre più lontano. Posso sentire i medici che dicono: questa ragazza non ce la farà. Mamma, il dolore si fa sempre più forte. È come se un centinaio di coltelli mi pugnalassero contemporaneamente. Mamma, non ci posso credere. Io sono convinta che se qualcuno avesse detto a quel ragazzo che o si beve o si guida, io ora sarei viva. Mamma, perché la gente fa tutto questo? Io sto cercando con tutte le mie forze, con tutto il cuore, di non piangere, ma non ce la faccio. Mamma, a papà di essere forte e di a mia sorella di non preoccuparsi. Mamma, sto avendo davvero paura. Questi sono i miei ultimi attimi. Mamma, io in questo momento ti vorrei qui. Ti vorrei vicino a me. Ti vorrei stringere. E ti vorrei dire: mamma, ti voglio bene. Per questo ti voglio bene. Addio. Oddio, ma sta piangendo davvero? Ragazzi, sta piangendo davvero, eh? Sentite ancora di più gli applausi, guarda come ti passa, guarda, 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 guarda!
È più bella quando ride che quando piange. Vai tesoro. Grazie a te. Allora, le emozioni non finiscono.